Salve a tutti da Legio Patria Nostra Italy, primo canale sul tutorial della legione straniera e sul tutorial militare. Allora, oggi volevo parlare di un discorso di quello che è il nonnismo. Quindi il nonnismo è una forma di umiliazione per le nuove reclute fatta dal più anziano. Quindi questo, se pensate di venire alla legione, per chi è stato nell'esercito italiano prima, che ha subito del nonnismo, vi posso assicurare che la legione è peggio di quello che non ve l'aspetterete. Quindi c'è molto nonnismo alla legione, quindi il grado alla legione è, dovete considerarlo come Dio in persona. Quindi il grado, come un caporale, anche se vi maltratta, è considerato come che lui ha sempre ragione. Delle volte ci sono state delle esplosioni, esplosioni di testa, quindi come è successo in Chad. Quindi un legionario era stato umiliato in missione, e cosa ha fatto? Era psicologicamente, non andava bene, quindi normale, è esploso, quindi esploso psicologicamente, ha preso il Famas, ha ucciso 5 persone, quindi ha ucciso 3 caporali, un sergente e uno del soldato del Chad, fino a scappare via. Poi è stato bloccato e messo in prigione a vita e lì si è suicidato. Quindi ci sono anche questi casi, quindi anche casi dove sono stato io, quindi io non lo nascondo, c'è stato anche un caso mio, ma è un piccolo caso, perché delle volte approfittano del loro grado per rompere i coglioni. Quindi anche quello c'è, quindi io vi preparo piuttosto psicologicamente come è la legione. Quindi c'è nonnismo, ma non so adesso se è cambiato, ma penso che sia molto cambiato. Quindi c'è anche il coso dei diritti sui soldati, quindi, ma non tanto che è cambiato, però quello che vi dico è quello che vi aspetta, tutto questo è quello che vi aspetterà. Quindi nonnismo c'è alla legione e la gente approfitta del proprio grado. Ma dopo un anno, se riuscite a resistere come ho fatto io, passerete di grado, passerete caporale, va più che bene. Il problema è che da un'umiliazione all'altra ne troverete un'altra, quindi troverete lo stress da caporale tutto su di voi. Quindi siete usciti dalla merda e ne siete rientrati da un'altra merda. Ma questa è tutta la funzione militare di tutti gli eserciti del mondo, quindi tra tutte le elite funziona così. Non si può cambiare la legione a un vecchio stile di militare, quindi vecchio stile, vecchie leggi, vecchie regole e vecchie attitudini, quindi non si possono cambiare, nessuno le cambierà. Quindi se siete pronti a questo tipo di vita militare, potete tentare e riuscirete a fare carriera. Se invece pensate che non è per voi, che siete non deboli, ma che potrete scoppiare, che potrete esplodere psicologicamente, è meglio non presentarvi, perché vi ho già detto come funziona e funziona così. Quindi la maggior parte, c'è gente o ha disertato o si è esplosa e ha fatto dei casini, come è successo una volta. Non so dire il nome, ma ci sono stati degli accoltellamenti tra i colleghi, perché l'altro rompeva i coglioni, l'altro gli diceva basta, e il tipo è esploso psicologicamente, gli ha dato una coltellata nella pancia, e il caso è stato nascosto. Quindi non voglio dire nient'altro, per chi lo sa, impara e sa cosa succede, sa com'è la legione, e tante storie le imparerete quando sarete lì. Quindi per questo ve lo dico, la legione è un po' alla vecchia maniera. Delle volte, se il legionario, il grado di legionario, come si può dire, prima classe, è più forte del caporale, quindi che lo picchia, un esempio, vi arriveranno altri 10 caporali la notte a pestarvi. Quindi anche se siete più forti, avete la massa contro di voi, quindi resistete finché ci siete. Dopo che resistete, ne avete pieni coglioni, tutti ne abbiamo pieni coglioni,
Dopodiché le cose negative passeranno e saranno solo dei cattivi souvenir, come si può dire, e bisogna dimenticarli e andare sempre avanti. E con questo vi ringrazio per l'ascolto. Alla prossima da Legio Patria Nostra Italy.